Allora, ragazzi, sto riorganizzando tutta la mia dispensa e praticamente vi faccio vedere. Ho ripulito appunto i mobili all'interno. Praticamente quel cassetto in basso prima conteneva tutte le cose per la colazione. Adesso invece le ho praticamente spostate su questo ripiano e qui invece ho messo appunto la farina, tutte le cose appunto utili alla preparazione di lievitati, dolci e quant'altro. Ho messo tutto su questo tavolo e praticamente sto andando anche a verificare così la data di scadenza dei prodotti e ci sono infatti alcuni lieviti che sono scaduti, ecco. Io non so per quanto tempo si possano appunto conservare lieviti scaduti. Adesso magari provo a guardare un po' su internet, a informarmi, però appunto sono scaduti da un po', quindi non penso siano più buoni. Ad ogni modo sto andando a pulire tutta la dispensa, a sistemare quindi a riorganizzare anche appunto i cassetti. A me piace farlo spesso. Su praticamente ho messo tutte le cose che in questo periodo dovremmo guardare con il cannocchiale. Siccome non sono molto facili da raggiungere perché sono alte, magari adesso le spingo ancora più all'interno. Quindi Nutella, biscottini, cioccolatini rimasti delle festività, tutte cose che per questo periodo chiaramente per la dieta non, appunto non dobbiamo neanche guardarle di striscio. Vado adesso ad organizzare la sezione contenitori in plastica e anche i piatti. Ho cambiato praticamente di posto. Una volta al mese diciamo che solitamente faccio questo tipo di pulizia, così vado ad organizzare e ottimizzare al meglio gli spazi.
Allora, ragazzi, ho terminato di pulire all'interno dei mobili, quindi ho sistemato altri cassetti, però appunto il video diventava troppo lungo, quindi ho deciso di passare direttamente a farvi vedere appunto la pulizia delle superfici esterne, quindi l'isola, il tavolo, i mobili, appunto le ante dei mobili. Diciamo che quando mi metto a pulire la cucina è un lavoraccio perché la mia cucina è molto grande e quindi ci metto veramente tanto a pulirla. È veramente un video motivazionale ed in questo appunto mi avete aiutato a pulire insieme perché così facendo il video per voi, diciamo che questo mi ha dato la carica e la grinta per ripulire il tutto. Poi chiaramente dopo le festività in casa c'è ovviamente un casino e quindi ecco un po' alla volta sono andata a ripulirmi appunto una stanza alla volta, ho iniziato proprio dalla cucina. Quindi ho ripulito come avete visto l'isola e adesso vado a ripulire appunto il piano cottura. Faccio una passata veloce perché appunto non è molto sporco. E poi vado a ripulire appunto le ante esterne della cucina. Tenete conto che ho iniziato a pulire la cucina la mattina verso le 10 e ho terminato verso le 4 del pomeriggio, con una piccola pausa pranzo centrale, ma ripeto, la cucina è la stanza più grande della mia casa e quindi quando vado a sistemarla, a pulire a sistemare, a riorganizzare e a pulire, ci metto veramente un'infinità.
Thank you.